Ciao navigatori, nell'ultimo video abbiamo parlato dei 12 lavori più mortali della storia. Oggi continuo con lo stesso argomento, ma diciamo che sarò ancora più specifico, poiché andremo a vedere 9 assurdi lavori in epoca vittoriana. Un'epoca di grandi cambiamenti e avvenimenti anche in senso negativo, che hanno mutato per sempre il corso della storia. Prima di continuare ti invito a iscriverti al canale per supportare questo progetto, grazie. Vivere a Londra nell'epoca della regina Vittoria obbligava le persone meno fortunate a mettere in atto la propria fantasia per guadagnarsi da vivere. Così nacque il commercio delle sanguisughe per passare al venditore di feci di cane e altri assurdi lavori. Iniziamo proprio dai raccoglitori di sanguisughe, Leech Collector. Fino a 2 secoli or sono, si credeva che le sanguisughe fossero una sorta di panacee. Medici e ciarlatani le utilizzavano per curare una serie di disturbi, che andavano dal mal di testa all'isteria. Con la sempre più richiesta di questi esseri, nacque la figura di raccoglitore di sanguisuga. Il lavoro, di solito, spettava le donne di campagna che versavano in condizioni di povertà assoluta. Queste malcapitate erano costrette a immergersi in stagni sporchi nella speranza di attirare una miriade di sanguisughe. Una volta catturate, le creature si attaccavano alle gambe del raccoglitore che le metteva in una scatola o in una pentola. Non era raro il rischio di soffrire di un'eccessiva perdita di sangue e malattie infettive, poiché codeste creature rimanevano attaccate per lungo tempo alle gambe. Venditore di feci di cane Purefinder. Nonostante in inglese venisse chiamato Purefinder, l'occupazione era ben altra, ossia la raccolta di feci di cane per le strade di Londra, che venivano vendute ai conciatori nel processo di produzione della pelle. La cacca di cane era conosciuta come pura perché rendeva la pelle liscia. Per proteggersi dalle malattie, alcuni ricercatori indossavano un guanto nero, altri invece consideravano il guanto un ostacolo e preferivano raccogliere il loro oro marrone senza alcuna protezione. Ricercatore nelle fogne Tosher. Alcuni quartieri della Londra vittoriana erano praticamente una fogna a cielo aperto. I Tosher, così venivano chiamati, si guadagnavano da vivere nelle fogne, setacciando quelle acque sudice per trovare eventuali oggetti di valore caduti nello scarico. Era un lavoro estremamente pericoloso, gas nocivi formavano sacche mortali, i tunnel spesso si sgretolavano, centinaia di topi in qualsiasi momento potevano assalire il ricercatore e le chiuse potevano essere aperte da una marea di acqua sporca che avrebbe spazzato i Tosher di turno. Dopo il 1840 divenne illegale entrare nelle foglie senza permesso. Ricercatore nel fango del fiume, Mudlark. Un po' come i Tosher, anche i Mudlark erano dediti alla ricerca di oggetti preziosi e ogni cosa che poteva essere venduta, inclusi straci per fare la carta, legname galleggiante essiccato per legna da ardere. Oltre a essere un lavoro poco salutare, era anche molto pericoloso. Capitava infatti che le maree del Tamigi bloccavano i bambini nel fango del fiume. Spazzacamino, Chimney Sweepy. Bambini di appena 4 anni venivano impiegati come spazzacamini. La loro piccola statura li rendeva idoni per scalare i camini di mattoni. L'inalazione della polvere e del fumo dei camini recava a molti di questi piccoli danni irreversibili ai polmoni. Quando alcuni di questi bambini lavoratori si rifiutavano o rimanevano bloccati, il datore di lavoro accendeva il fuoco per far muovere velocemente il bambino. Becchino sordomuto Funeral Mute. In epoca vittoriana, essere proprietario di un'agenzia funebre era un lavoro molto redditizio. Una delle figure più strane del personale apparteneva al Funeral Mute,
un uomo sordo muto chiamato ad indossare abiti scuri con una fascia, di solito nera, bianca per i bambini. Il funeral march seguiva quindi il carro funebre in religioso silenzio fino al suo percorso processionale al cimitero, per rendere tutto questo ancor più cupo e tetro. Cacciatori di topi, Rat Catcher. I cacciatori di topi, di solito, impiegavano un piccolo cane o un furetto per cercare i topi che infestavano le strade e le case della Gran Bretagna vittoriana. Dopo che avevano catturato il ratto, si riunivano degli spettatori che scommettevano su quanto tempo ci sarebbe voluto prima che il cane avesse ucciso il topo messo all'interno di una fossa. Catturare i topi era un'attività pericolosa. Non solo i parassiti che portavano malattie, ma i loro morsi potevano causare infezioni terribili. Uno dei più famosi cacciatori di topi vittoriani fu Jack Black, che lavorava per la stessa regina Vittoria. Pulitore di feci nelle strade, Crossing Sweeper. Quando un uomo o una donna dell'aristocrazia scendeva dalla carrozza e la strada era ricoperta da sudiciume, arrivava un bambino che rimuoveva i detriti. Questo lavoro era considerato solo un passo avanti rispetto ai mendicanti e questi malcapitati operavano nella speranza di ricevere una mancia. Il Resurrection. All'inizio del XIX secolo, gli unici cadaveri a disposizione delle scuole di medicina e degli anatomisti erano quelli di criminali che erano stati condannati a morte. Le scuole di medicina pagavano delle ingenti somme di denaro a coloro che consegnavano un corpo in buone condizioni. Di conseguenza, molti astuti vittoriani videro l'opportunità di fare soldi rubando cadaveri sotterrati da poco tempo. La professione fu portata all'estremo da William Buck e William Hare, che si pensava avessero assassinato 16 sfortunati tra il 1827 e il 1828. Dopo che i crimini di Buck e Hare furono scoperti, l'Anatomy ACT del 1832 contribuì finalmente a porre fine a questo macabro commercio dei resurrezionisti, offrendo a medici e anatomisti un maggiore accesso ai cadaveri e consentendo ai parenti del defunto di lasciare quel corpo alla scienza medica. Bene, se questo video ti è piaciuto lascia un like e noi ci sentiamo molto presto e lascia anche un commento. Ciao!